piano di ripresa e resilienza come risposta ai problemi atavici del Molise, ma servono progetti seri e concreti. I sindacati pronti a dare il loro contributo. De Socio invia messaggio a Toma: ascolti le nostre proposte. Eutanasia legale, la delusione in Molise dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale. Non ci fermeremo, ha commentato Matteo Fallica, referente del gruppo che nei mesi scorsi ha raccolto oltre 3.000 firme a sostegno del referendum. Una perquisizione straordinaria scatena la rivolta dei detenuti in carcere a Campobasso. A raccontare l'accaduto il segretario del sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo. Le case della salute come luogo centrale della sanità, dove dare risposte immediate ai cittadini. L'appello a potenziare la medicina territoriale arriva dalla tavola rotonda promossa a Termoli. Il caro energia impatta negativamente sul settore agricolo e zootecnico. In sofferenza le aziende molisane del comparto che cercano di resistere nonostante i prezzi più che raddoppiati delle materie prime, ma chiedono misure urgenti. E infine lo sport calcio. Lega Pro, una tripletta di Liguori manda in orbita il Campobasso. I rossoblu si impongono 3-2 a San Nicola in casa della capolista Bari. Futsal sabato con sorrisi solo per lo Sporting Venafro Corsaro in Calabria. Cadono CLN, Molise, Chaminade. Bentrovati con la nostra informazione. Come avete appena sentito in apertura, il piano nazionale di ripresa e resilienza che potrebbe risolvere i problemi atavici del Molise, ma servono progetti seri e concreti. I sindacati sono decisi a dare il loro contributo. De Socio della CGIL invia un messaggio al governatore Toma: ascolti le nostre proposte. E poi sulla Gigafactory aggiunge: siamo preoccupati per il piano occupazionale. Ce ne parla Pierluigi Boragine. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per rilanciare il piccolo Molise e magari per risolvere i tanti problemi che attanagliano il territorio. Per i sindacati le risorse del PNRR rappresentano un'opportunità da cogliere al volo. Le risorse del PNRR serviranno a fare il riequilibrio territoriale, a creare lavoro di qualità, lavoro dignitoso che dia anche dignità alle persone, come dice bene la nostra Costituzione, sarà un'opportunità. Altrimenti servirà solo al mercato e alla logica del profitto che a noi non ci appassiona. 19 tecnici richiesti e selezionati dalla Regione per attuare l'area della digitalizzazione, monitoraggio e performance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Uno strumento di assistenza tecnica che andrà a supportare la cabina di regia messa in piedi per affrontare il momento storico. Il Molise sarà in grado di concretizzare le buone intenzioni. I sindacati vogliono contribuire con idee e proposte concrete, per questo stanno preparando un documento che verrà presentato nei prossimi giorni con in calce le firme di CGIL, CISL, UIL e di 12 associazioni del partenariato. Non abbiamo un rapporto fluido con la regione. Pensavamo che in un momento del genere, soprattutto dopo aver affrontato con senso di responsabilità una fase difficilissima, quella pandemica dove il lavoro è stato protagonista, di essere maggiormente coinvolti insieme all'intero partenariato. Sulla programmazione complessiva invece abbiamo registrato sicuramente dei ritardi e poi secondo noi una questione anche metodologica che non ci ha visto protagonisti come potevamo essere, mettiamola così. Abbiamo dovuto elaborare un documento integrativo con CGIL, CISL, UIL e altre 12 associazioni di partenariato, lo presenteremo nei prossimi giorni, chiaramente è un anticipo di invito, proveremo a dare il nostro generoso contributo e se la Regione vorrà coglierlo saprà che noi siamo pronti, sono pronte le parti datoriali, sono pronte le parti sindacali, perché questa ripresa e il PNRR in particolare può determinare anche condizioni di vantaggio per il nostro territorio. Un altro passaggio cruciale per il futuro della regione è la Gigafactory di Termoli. Sgombrato il campo da ogni dubbio sull'attuazione del progetto in Molise, ora bisognerà attendere il piano industriale per capire quali saranno le ripercussioni sull'occupazione. C'è da gestire la transizione ecologica che chiaramente da questo punto di vista significherà riduzione di posti di lavoro, se ne stimano 73.000, qualcuno ci dovrà anche spiegare in questa fase, è compito anche della Regione,
quali politiche attive e passive si vogliono mettere in campo, perché se è vero come è vero che ci vogliono mandare in pensione a 70 anni, ma a 50 anni personale, lo dico usando una brutta parola ma chiaramente circostanziata, dequalificato, non li vuole più nessuno, qualcosa ci dovranno far fare. Per questo insistiamo sull'obbligo di formazione permanente inserita all'interno dell'orario di lavoro, che salvaguardi le maestranze di oggi ma soprattutto quelle di domani. Incidente stradale a Pietracatella. Nella serata di ieri i vigili del fuoco di Campobasso sono intervenuti sulla strada statale 45 in territorio di Pietracatella, dove un'auto si era ribaltata, come vedete dalle immagini. Al suo interno un uomo, una donna e una bimba. Il 118 ha trasportato in ospedale la donna per accertamenti, mentre la bambina e l'uomo sono stati medicati sul posto, dove sono arrivati anche i carabinieri e il personale della Anas. Non ci fermeremo, così Matteo Fallica, referente del gruppo che nei mesi scorsi ha raccolto oltre 3.000 firme a sostegno del referendum bocciato nelle scorse ore dalla Corte Costituzionale. Parliamo del referendum sull'eutanasia. Ce ne parla Valentina Ciarlante. Per i giudici della Corte Costituzionale, con il suicidio assistito non sarebbe preservata la difesa minima costituzionalmente necessaria dell'esistenza umana, con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Questa è la motivazione alla base della bocciatura, da parte della Consulta, del quesito referendario sull'eutanasia legale proposto dall'Associazione Luca Coscioni, con 1.200.000 firme a supporto. Come è noto, l'argomento è approdato in Parlamento, si è evitato la fossa di una proposta di legge che tornerà in aula a marzo, ma il dibattito non può più essere rimandato, considerato il tema che interessa molte famiglie e soprattutto visto che a due passi dall'Italia il suicidio assistito viene consentito. Lo ha detto a chiare lettere il leader del PD Enrico Letta, mentre Mina Welby ha parlato di stilettata al cuore. Marco Cappato, insieme ai legali dell'associazione Luca Coscioni, è in cerca di cavilli legali anche dopo la bocciatura del quesito sulla legalizzazione della cannabis, nonostante la sentenza della Consulta sia inappellabile. Intanto Matteo Fallica, responsabile della raccolta firme in Molise, ha mostrato tutta la sua delusione. Abbiamo appreso con profondo rammarico la decisione della Consulta, che ha dichiarato inammissibile il quesito referendario sull'eutanasia legale. Potete soltanto immaginare lo stato d'animo di chi come me si è speso anima e corpo per questa battaglia. E quindi colgo l'occasione anche di ringraziare prima di tutto l'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato e tutte le persone che hanno collaborato, il mio gruppo qui in Molise e le oltre 1.200.000 persone che hanno firmato. Ringrazio anche chi non ha potuto firmare per i tanti limiti e ostacoli burocratici. Nonostante le dichiarazioni, le rassicurazioni del neopresidente della Consulta Giuliano Amato, diciamo che la bocciatura era nell'aria. Le dichiarazioni del presidente emerito Gaetano Silvestri alla vigilia della decisione della Consulta ha detto che il tema dell'eutanasia rientra in quei temi in cui è giusto che il popolo italiano consapevole si esprima. Ovviamente adesso aspetteremo di leggere attentamente le motivazioni della sentenza per commenti più articolati, soprattutto da parte del comitato promotore. Sono state oltre 3.000 le persone che in Molise hanno aderito alla campagna per il suicidio assistito e Fallica annuncia che l'azione non si fermerà. Marco Cappato, noi ci sentiamo perché sono appunto referente regionale, Marco Cappato ha detto che sì, è un'occasione persa per la democrazia, perché avrebbe potuto comunque aprire una stagione referendaria epocale per il nostro Stato, ma comunque troveremo modi per rilanciare questa battaglia con maggior forza, quindi non ci ha assolutamente scalfito la nostra passione democratica. Quindi ringrazio. E una perquisizione straordinaria ha scatenato la rivolta dei detenuti nel carcere di Campobasso. A raccontare l'accaduto il segretario del sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo. Sentiamo.
Ancora un episodio di rivolta tra le mura del carcere di via Cavour a Campobasso a far scaturire la sommossa, questa volta una perquisizione straordinaria effettuata con l'ausilio di uomini di Sulmona e Civitavecchia, che ha portato al rinvenimento di un cellulare e di diversi lettori MP3. A raccontare quanto accaduto il segretario del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo. Durante la perquisizione i detenuti sono stati tutti quanti spostati dalle proprie celle, hanno messo in atto una vera e propria rivolta, finita bene fortunatamente, hanno sradicato un termosifone, hanno spaccato la porta, hanno torto il cancello dalla doccia, sono riusciti ad arrivare all'interno della sezione, una leggerissima colluttazione con i colleghi che fortunatamente, grazie alla professionalità della polizia penitenziaria, fortunatamente abbiamo anche un comandante e un direttore molto bravo, tutto è rientrato subito. Però questo la dice lunga su qual è la situazione nelle carceri italiane. Si può parlare di vera e propria rivolta, finita bene perché si sono resi conto che c'erano dall'altra parte immediatamente un sacco di persone della polizia penitenziaria e l'hanno interrotta. Una buona parte di questi sono già stati trasferiti ad altri istituti penitenziari. Fortunatamente la tempestività degli agenti ha evitato il peggio, ma l'ennesimo rinvenimento di materiale proveniente dall'esterno conferma le difficoltà nei controlli e la facilità con cui si riesce ad introdurre cellulari e droga nelle carceri. Ed ora il coronavirus. Tornano a salire gli attualmente positivi in Molise. Sono ora 7.099 per effetto di 378 nuovi casi emersi da 32 tamponi molecolari e 346 test antigenici e appena 19 guariti. A registrare il maggior numero di positivi Termoli con 60 casi e Campobasso con 55. Il tasso di positività è al 15,2%. Da registrare purtroppo la morte di una donna di 83 anni di Caserta ricoverata al Cardarelli di Campobasso, da cui sono stati dimessi 6 pazienti. I degenti scendono così a 31, di cui 4 in terapia intensiva. Medicina territoriale, se non ora, quando? Tavola rotonda a Termoli sul tema. Il dibattito proposto dalla Fonte e sposato dalla Diocesi, sempre pronta a raccogliere le istanze sollevate dalle associazioni, ha sottolineato la necessità di potenziare la medicina territoriale per garantire il diritto alla salute. Il servizio. Le case della salute come luogo centrale della sanità, dove dare risposte immediate ai cittadini. È l'invito che arriva dalla tavola rotonda organizzata a Termoli dalla rivista La Fonte e a cui ha preso parte anche la diocesi di Termoli Larino, sempre attenta alle istanze sollevate dalle associazioni del territorio. Rafforzare la medicina territoriale è l'appello unanime dei presenti. Difendere la salute significa agire sul territorio. Gli ospedali dovrebbero essere l'ultima chance, non l'unica opportunità. Perciò insisteremo e insistiamo perché si apra un ospedale di comunità a Larino, perché ci siano le case della salute distribuite sul territorio e che non siano dei poliambulatori a cui si cambia il nome. L'assistenza territoriale è fondamentale, ha ribadito anche Tina De Michele della Consulta per le Disabilità. L'assistenza territoriale è fondamentale perché è proprio la prima porta di accesso alla salute del cittadino, è proprio il pilastro, se manca quella è come se mancassero le fondamenta. E soprattutto lo dico per le persone più fragili, le persone con bisogni complessi. È un servizio del quale si deve parlare, si devono fare proposte. Il senso di questo incontro è proprio quello di intavolare un dialogo con la cittadinanza per migliorare il diritto alla salute dei molisani. Ospite d'eccezione al dibattito il giornalista molisano Domenico Iannacone. Intervistato dal collega Emanuele Bracone, il giornalista ospite, ricordando una sua nota trasmissione, ha dichiarato che la sanità dovrebbe essere il primo comandamento. La sanità forse dovrebbe essere il primo comandamento. Ce ne siamo scordati, poi ce ne siamo ricordati purtroppo in questa fase terribile, pandemica, che ci ha fatto aprire gli occhi all'improvviso e ci ha permesso di comprendere quanti errori sono stati fatti in passato. E dunque occorre trovare soluzioni sfruttando i fondi a disposizione, ma previa solida progettazione calata sulle specificità del territorio molisano e sui suoi bisogni. E siccome la sanità qui ha un problema gravissimo da risolvere, deve essere rifondata proprio nella sua
nella sua proprio visione globale, ecco, c'è bisogno che dietro i primi interventi ci sia il progetto. È chiaro che un territorio, come dire, fortemente depotenziato per via della natalità, per via dell'invecchiamento della popolazione, per via delle distanze, ha bisogno di trovare qualcosa di specifico ad hoc legato alle strutture che dovrebbero sorgere sul territorio. Strutture magari piccole, capillari, però che riescono a risolvere i problemi della gente. Ed ora il caro energia che impatta negativamente sul settore agricolo e zootecnico. In sofferenza le aziende molisane del comparto che cercano di resistere nonostante i prezzi delle materie prime più che raddoppiati, ma chiedono misure urgenti. Sentite. Il mondo dell'agricoltura sta vivendo una situazione pesante che mette a rischio la sopravvivenza dell'economia agricola del territorio. Le aziende molisane stanno soffrendo per i costanti rincari dell'energia, dei fertilizzanti, delle materie prime per l'alimentazione degli animali, mentre le speculazioni e il mancato riconoscimento di prezzi adeguati stanno costringendo le imprese a lavorare in perdita. Una conferma che arriva anche dal delegato regionale di Giovani Impresa Coldiretti. I prezzi per noi sono quasi raddoppiati, quindi abbiamo un aumento sia delle materie prime, sia del costo dell'energia, sia del costo del gasolio, quindi lavoriamo quasi sotto il costo di produzione. Abbiamo investito tanto in questo settore come quello dell'agricoltura, ora viviamo un momento di difficoltà. Comunque noi non ci arrendiamo perché abbiamo superato anche un momento difficile come quello del Covid, e sono sicuro che supereremo anche questo del caro delle materie prime. I giovani, anche imprenditori zootecnici, vivono un doppio problema, perché oltre all'aumento del gasolio per coltivare i propri terreni hanno dall'altra parte anche un aumento delle materie prime. E dunque servono misure urgenti. È bisogno di un intervento forte sia dal governo nazionale e anche dal governo regionale, con delle misure urgenti, soprattutto anche per il caro, come dicevo, del gasolio, e anche per aiuti concreti non solo alle aziende agricole ma anche alle famiglie dei consumatori, che in questo periodo comunque dico di consumare molisano, di consumare soprattutto prodotti provenienti dalla filiera Italia. L'aumento incontrollato e repentino dei costi aziendali riguarda tutti i settori e impatta negativamente anche sui produttori ortofrutticoli. Oltre appunto al gasolio, quindi per riscaldare le serre, per cercare di portare qualche prodotto un po' più fuori stagione e quindi di una maggiore esposizione al mercato, abbiamo anche ricevuto insomma dei costi aggiuntivi che sono aumentati sui teli della serra, quindi è un po' tutto le nostre materie prime insomma sono proprio aumentate, appunto dal gasolio, quindi per riscaldare le serre, i teli delle serre. Quindi noi cerchiamo di mantenere il prodotto comunque sempre a un prezzo fisso, diciamo, però ovviamente ci aspettiamo appunto dal governo una manovra per aiutare a noi imprenditori agricoli italiani, ma anche e soprattutto tutto il mondo imprenditoriale. Cambiamo argomento. Prosegue il progetto dei carabinieri denominato Cultura della Legalità. I militari della stazione di Castropignano hanno tenuto un incontro con alcune classi dell'Istituto Cirese con l'obiettivo di contribuire a sviluppare e rafforzare nelle coscienze giovanili il rispetto dell'altro, delle regole e delle leggi. Diversi gli argomenti affrontati, dalle gravi conseguenze derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche al delicato tema del bullismo e cyberbullismo, passando per le norme che regolano la circolazione stradale e la guida di veicoli. Gli incontri proseguiranno e sono in svolgimento in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio di competenza della Compagnia Matesina. Ed entra a scuola anche la Croce Rossa per distribuire merende salutari ai bambini delle elementari. Il progetto parte dalla Giovanni XXIII di Isernia. Sentiamo Nicola De Santis. Interessante progetto sviluppato dalla Croce Rossa di Isernia in collaborazione con la scuola Giovanni XXIII del quartiere San Lazzaro. Volontari quotidianamente stanno distribuendo merende ai bambini maggiormente salutari rispetto agli snack preconfezionati. L'obiettivo del progetto
educare gli alunni delle elementari alle regole della sana alimentazione. Da un lato la Croce Rossa che distribuisce cibi sani, dall'altro la scuola che spiega ai bambini come alimentarsi correttamente, perché migliorare la qualità del cibo alla lunga migliora la qualità della vita e previene patologie connesse direttamente o indirettamente all'alimentazione in età adulta. Si tratta di un progetto di educazione alimentare volto proprio alla somministrazione di merende salutari a base di proteine, carboidrati complessi come pane integrale e vitamine e zuccheri provenienti da frutta. La scuola è una, è appunto la Giovanni XXIII, perché il progetto ha una durata molto lunga fino a fine anno scolastico, quindi per garantire un servizio quotidiano è stata scelta solo un plesso scolastico. Ci siamo avvalsi della collaborazione della dottoressa D'Alessio, biologa nutrizionista, che con il nostro aiuto ha pianificato la merenda da somministrare ai bambini. Come dicevo prima, essendo di lunga durata, le merende varieranno ogni settimana in modo che ogni classe potrà usufruirne e per un totale di circa 250 pasti settimanali. A Termoli torna il villaggio di Carnevale. Dal 26 febbraio balli, musica e risate. Grazie all'associazione un primo segnale di ritorno alla normalità. Le parole dell'assessore Michele Barile. Vediamo. Musica, balli di gruppo, coriandoli, risate, stelle filanti. Dopo 2 anni di assenza a Termoli tornano gli eventi di Carnevale nel villaggio globale che sarà allestito in piazza Vittorio Veneto. In sala consiliare la presentazione del cartellone degli eventi con protagonisti tra gli altri Mago Peppe, Mago Checco, Mago Toni che con le loro gag non deluderanno anche più esigenti. Non sarà la classica programmazione di Carnevale che Termoli ha sempre proposto, poiché non abbiamo avuto i tempi per poter strutturare la parata dei carri, quindi sarà assente per questa programmazione la parata dei carri. Abbiamo però voluto organizzare un vero e proprio villaggio di carnevale in piazza Vittorio Veneto, dove l'esibizione dei maghi e degli artisti di strada allieteranno un attimino il pubblico dei più piccini, quindi questo è quello che abbiamo voluto porre in essere e abbiamo avuto anche la collaborazione da parte delle scuole di danza che nella giornata di domenica pomeriggio con le loro esibizioni daranno un po' di vita e di colore a quello che è l'ultimo weekend del Carnevale 2022. Si parte il 26 febbraio alle 10.30 in piazza con Giochi d'un Tempo a cura dell'associazione Wildlife School. Alle 15.30 sarà invece la volta con il tesoro del borgo, con i pirati Peppe e Checco. Nel suo intervento l'assessore Michele Barile ha ringraziato la struttura comunale che si è prodigata per allestire un cartellone di tutto rispetto e ha sottolineato l'imprescindibile presenza delle associazioni senza le quali non sarebbe stato possibile organizzare il villaggio di Carnevale, un primo importante segnale verso il lento ritorno alla normalità. Un segnale estremamente importante, speriamo che sia il segnale definitivo che sancisce un attimino la chiusura di questo periodo che purtroppo vuoi non vuoi ha caratterizzato gli ultimi 2 anni della nostra vita. Speriamo quindi di riuscire a guardare al futuro con maggiore ottimismo, speriamo di riuscire a riporre in essere tutta la programmazione che l'amministrazione comunale aveva già in mente negli anni passati, ma che purtroppo per ovvie ragioni non è stato in grado di realizzare. Speriamo di riuscirlo a fare in questo 2022. Ed ora vediamo insieme che tempo ci aspetta per la giornata di domani. Previsioni del tempo per lunedì 21 febbraio. L'arrivo di una perturbazione da nord-ovest porterà sul Molise un graduale incremento delle nubi con piogge o rovesci. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali, mari generalmente mossi. Temperature in calo dalla serata. Campobasso minima 5, massima 12 gradi. Isernia 7, 13. Termoli 10, 17. Venafro 8, 14 gradi.
Ed ora apriamo la pagina sportiva con il calcio di Lega Pro. Vediamo insieme i risultati delle ultime partite. Avellino, Fidelis Andria 2-0. Il Campobasso vince a Bari 2-3. Il Catania Francavilla 1-0. Latina Vibonese 3-2. Messina vince in casa 2-0 con il Potenza. Monopoli Foggia 0-1. Paganese Monterosi 0-3. Il Palermo batte la Turris 5-0. Picerno Juve Stabia 1-0, il Taranto perde in casa con il Catanzaro 0-1 il punteggio finale. Ed ora la classifica di Lega Pro: in testa il Bari con 55 punti, seguono Catanzaro 51, Avellino 48, Francavilla 47, Palermo 45, Monopoli 43, Latina 41, Foggia, Turris, Picerno 39, Catania 35, Taranto 34. 33 punti per Juve Stabia, Monterosi e Campobasso, poi Messina e Paganese 26, Potenza 22, Fidelis Andria 20, chiude la classifica la Vibonese con 16 punti. E dunque il Campobasso si conferma, schiaccia Sassi in esterna. I rossoblù, che lontano dal Molise hanno il terzo rendimento del girone C di Lega Pro dietro Bari e Catanzaro, vanno ad imporsi per 3-2 proprio in casa della leader pugliese grazie ad un Liguori superlativo. Il racconto del match è affidato a Francesco Presutti. Un Campobasso strepitoso espugna il San Nicola superando la capolista Bari per 3-2 davanti a 8.000 spettatori, 650 dei quali provenienti dal Molise. Rientra Bontà dopo la squalifica e Cudini ha l'intera rosa a disposizione. Al quarto Rossetti da buona posizione tira male con poca convinzione, forse credendo di essere in fuorigioco. Al nono Raccichini deve uscire con i pugni per anticipare Chedira, poi fa sua la sfera. Dopo appena un quarto d'ora Emmaus è costretto ad uscire dal rettangolo di gioco per un dolore alla spalla, conseguenza di un infortunio occorso nella sfida con il Monopoli. Al suo posto entra Liguori, che al ventunesimo si libera della marcatura di Ricci e fa partire un tiro cross velenoso che sorprende Frattali. Lupi in vantaggio per la gioia dei propri sostenitori. La reazione dei padroni di casa al 25esimo con Scalone messo in moto da Antenucci. Il pallone termina fuori. Alla mezz'ora dopo una ripartenza gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Candellori servito da Fabriani. Ad inizio ripresa il sorprendente 0-2. Celiento effettua un retropassaggio ma serve involontariamente Liguori che insacca abilmente superando l'estremo difensore pugliese. La formazione di Mignani è incredula e stordita. Al 61esimo ci prova Del Rico ma il pallone termina a lato. Bravo Raccichini al minuto 65. Su punizione calciata da Pucino il portiere rossoblù si distende e salva la sua porta. Al 67esimo la giocata che potrebbe chiudere il match. Nonostante una trattenuta, Pace si invola sulla fascia sinistra, riuscendo a penetrare in area e a servire Tengorang. L'italo-ganese appoggia per Liguori, che sigla la fantastica tripletta. Il Bari si getta in avanti. Al 72esimo una sfortunata autorete di Dalmazzi, propiziata da un tiro di Citro, riapre i giochi. Tre minuti più tardi Antenucci va al tiro, Raccichini para ma non trattiene, piattone destro di Denrico che sigla il 2-3. I padroni di casa ci credono e il loro forcing si fa pressante. All'85esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Raccichini salva il risultato con un doppio intervento. Nei 5 minuti di recupero i lupi sono bravissimi a gestire con freddezza il vantaggio, portando a casa una vittoria storica, la seconda affermazione consecutiva in 4 giorni. 6 punti pesantissimi che consentono alla compagine del patron Mario Gesuè di portarsi a quota 33 e soprattutto di distanziare ulteriormente la quintultima posizione occupata ora dal Messina.
una prova di carattere e di maturità dei ragazzi di Mirko Cudini. Dopo questa sconfitta che riapre il campionato, il Bari va in ritiro. Il Campobasso invece festeggia con i suoi tifosi e si gode il meritato successo. Martedì al Romagnoli arriva il Monterosi, che ha vinto nettamente a Pagani. Due squadre in salute che si affronteranno a viso aperto. Ed ora la serie A2 di Futsal, vediamo anche qui i risultati del girone C della 18ª giornata. Academy Pescara Mirafin 5-4, Active Network Roma C5 6-2, Benevento Nord-Ovest 3-1. Il Cus Molise Circolo La Nebbia perde con l'Italpol 0-4, poi Lazio C5 Tombesi Ortona 0-2, Sala Consilina Fortitudo Pomezia 6-2, riposa l'Eco City Cisterna. La classifica del girone C di Futsal vede in testa l'Active Network con 43 punti, seguono Benevento 37, Eco City Cisterna 32, Fortitudo Pomezia 32, CLN Cus Molise 31, Lazio C5 24, Italpol 22, Sala Consilina 21, Tombesi Ortona 19, Roma C5 17, Mirafin 8, Academy Pescara 6, chiude Nord-Ovest con 5 punti. E dunque cade al Palaunimol per 4-0 il CLN Cus Molise contro l'Italpol. La cronaca del match e le impressioni al termine del tecnico Marco Sanginario. Il servizio di Vincenzo Ciccone. Si interrompe dopo due successi consecutivi nel recupero con la Lazio a Pomezia la striscia vincente del CLN Cus Molise, che senza l'infortunato Barrichello, indistinta solo per onor di firma, e lo squalificato del Betio Gross, inciampa per 4-0 al Palaunimol, terzo KO interno stagionale, quinto complessivo, contro l'Italpol, che ha nel suo portiere Basile un autentico baluardo di fronte ai tentativi dei rossoblù. Peraltro, anche Vinicius Oliveira sul versante di casa riesce ad interrompere le iniziative dei capitolini, che però passano in vantaggio con Osni Garcia. Sanginario prova subito l'opzione del portiere di movimento, ma sul finale di tempo Ippoliti, liberando dalla propria metà campo, spedisce la sfera in fondo al sacco, nonostante il tentativo di salvataggio di Capitan Di Stefano nella sua veste di portiere di movimento. Nella ripresa, il CLN Cus Molise prova ad alzare i giri del proprio motore, ma Osni Garcia sigla lo 0-3, completando la propria doppietta. Il CLN Cus Molise non ci sta ed ottiene un tiro libero che Luca spedisce fuori. Un ulteriore tiro libero per il rossoblù è spedito sul palo da Moraes, con la nemesi certificata al poker dei capitolini a firma dei taloni. Al termine, queste le sensazioni del trainer rossoblù Marco Sanginario. La partita, diciamo così, un secondo tempo sicuramente migliore del primo, dove siamo stati bravi a metterla sul ritmo, purtroppo di ripartenza abbiamo preso tanti gol. Diciamo che è stata una giornata sfortunata dove il migliore in campo è stato il portiere avversario, ma vanno fatti i complimenti anche al Vital perché ha fatto una partita gagliarda, una partita che doveva fare. Il rammarico è essere andati in svantaggio e essere stati costretti a cambiare un po' quella che poteva essere la strategia della partita, però ci sta, è un campionato difficile, le assenze oggi erano tante, ma devo essere sincero, chi ha giocato gli va fatto un plauso perché ci ha messo il cuore, lo dimostrano gli applausi del Palaunimol che non sono casuali, speriamo di rifarci già dalla prossima partita. Per il CLN Cus Molise ora la priorità è rappresentata dal match di mercoledì sera a Pomezia per il primo turno di Coppa Italia, sfida a tutti gli effetti da dentro fuori. Scendiamo in B dove sono questi risultati della 18ª giornata. Castellana San Michele 1-1, Diaz Bisceglie Itria 2-5. Con il risultato di 2-5 lo Sporting Venafro vince in casa del Mirto. Sconfitta invece la Chaminade 7-4, finisce la partita con il Potenza. Senise Bitonto 7-5, Torre Maggiore Canosa 1-2, riposa Palo del Colle. La classifica del girone G di Futsal B vede in testa l'Itria con 45 punti, seguono Canosa 40, Torre Maggiore 37, Palo del Colle 30, Diaz Bisceglie 27, Sporting Venafro 21, San Michele 21, Bitonto 20, Castellana e Senise 17, Potenza 15, chiudono il Mirto con 8 punti e la Chaminade con 6.
E dunque, come abbiamo visto dai risultati, festa per lo Sporting Venafro, rammarico Chaminade. L'ultimo turno ha riservato sensazioni alterne per le due molisane di Serie B. Sentiamo ancora Vincenzo Ciccone. Sensazioni opposte, il penultimo sabato del mese di febbraio riserva esiti altalenanti per i confronti delle due formazioni territoriali impegnate in Serie B. Dopo quattro stop in successione, torna a sorridere lo Sporting Venafro. Nella prima trasferta dell'era Gennaro Rizzo, i bianconeri si impongono per 5-2 in casa della penultima della classe Mirto. Venafrani capaci di andare sul 4-0, con la realizzazione in chiave argentina di Moragas e poi di Pire con una doppietta. Gianni Iacovino cala il poker, ma prima della fine del tempo Pace riavvicina i calabresi. Nella ripresa un calcio di rigore di De Luca riporta i padroni di casa a meno 2, ma la rete di Servan chiude i conti per il 5-2 finale, che lancia il club del presidente Primavera sul recupero di martedì contro il Senise. Poi sabato al Palape di Montana arriverà il Torre Maggiore. Secondo stop in successione invece per la Chaminade, che in una sfida di rilievo per la salvezza cede 7-4 a Potenza contro i Lucani e l'ex Cus Molise di Diaco Goldoni. Quest'ultimo assieme a Gines Vegas è il gran mattatore di giornata per i suoi, con una tripletta. L'ulteriore rete dei potentini porta la firma ai tedesca, mentre da rossoblù si registrano una doppietta di Vaino e le reti di Dinunzio e Petrella nel novero di un match che già all'intervallo appariva segnato in virtù del 4-1 per i padroni di casa. Per il quintetto dei Cavaliere ora, il match interno di fine mese contro il Castellana Grotte diventa un appuntamento da non fallire. Diversamente, con attualmente 5 gare ancora da affrontare, 9 punti di distacco dai playout ed 11 dalla salvezza diretta, la malaugurata ipotesi di retrocessione rischierebbe di divenire un orizzonte molto prossimo. Ed è tutto anche con lo sport, grazie per averci seguito, arrivederci.